Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube. Faccio questo video perché so che molti di voi non mi seguono ancora su Instagram perché non hanno la possibilità di installare Instagram, perché non vogliono farlo e per tutta un'altra serie di ragioni. Di conseguenza, siccome molti di voi mi hanno scritto via email per chiedermi aggiornamenti su come sto io e su come sta il piccolo set, ho deciso di fare appunto questo video da mettere online, di modo che siate tutti partecipi di quanto è successo in quest'ultimo mese. Ebbene sì, il piccolo set ha già compiuto un mese. Scusate la voce, ma a quanto pare mi sta andando via. Allora, che dire? È stato un mese molto intenso, ovviamente qua in sovraimpressione da qualche parte o al posto della mia faccia potrete vedere dei piccoli aggiornamenti che ho sia di foto che di video di quello che è successo appunto in quest'ultimo mese. Dicevo comunque che è stato un mese super super interessante, sono successe tante cose, il piccolo è cresciuto parecchio e di certo non mi lamento di questa cosa. Tiro fuori il mio cellulare così vi posso aggiornare con informazioni piuttosto precise. Nello specifico, da quando è nato il piccolo baby set, ho fatto il download, ho scaricato l'applicazione che si chiama Bebe Plus o Bebe Più. Vi lascio il nome qua sotto nel box se volete scaricarla anche voi o se ne avete bisogno, che sarebbe praticamente il continuo, il seguito dell'applicazione Gravidanza Più o Pregnancy Plus, che era quella che utilizzavo appunto in gravidanza. Quindi ho scaricato questa applicazione che si presenta così e vediamo un po'. Questo, allora, intanto l'applicazione serve per monitorare i pasti, il peso della mamma, la nanna, il pianto, eccetera eccetera. Io queste cose, essendo il mio terzo bambino, ormai non le monitoro più, nel senso che mi ricordo piuttosto bene che con Noah, che è il mio primo bambino, monitoravo da che tetta lo allattavo, quanto dormiva, quanto stava sveglio. Adesso vado un po' più, diciamo, ad occhio. Comunque sto monitorando ovviamente la sua decrescita. Il mio peso ovviamente non lo sto monitorando e tipo non succederà mai che lo monitorerò, non voglio sapere certe cose, certe informazioni. Allora, qui potete vedere la curva di crescita del piccolo, che direi che sta andando alla grande. Mi sembrava di avervelo già detto, ma se non è così ve lo dico adesso: il piccolo set è nato lungo 50 cm e 3,2 kg. In questo mese però è cresciuto parecchio, perché in un solo mese la sua crescita è andata alla grande, perché si è sia allungato che incicciottito, come potete vedere dalle foto che vi allego qua. Il piccolo è cresciuto infatti di circa 7 cm, perché è lungo 57 cm, sì, è una roba allucinante, è cresciuto un sacco, infatti ha dei piedoni enormi, tralasciamo questa cosa, ed è cresciuto di ben 1,430 kg. Quindi direi che il latte di mamma sta facendo il suo lavoro. Il piccolo set è allattato esclusivamente al seno. Cambio di location perché la luce oggi è pessima e non ce la possiamo fare, quindi cambio un attimo la disposizione della telecamera, perché non riesco a parlare altrimenti, perché non mi piace come vengo, che vedevo di, è così. Comunque, dicevo, è allattato esclusivamente al seno, è stata una cosa abbastanza difficile da ottenere, perché il piccolo, a differenza degli altri suoi due fratellini, non riusciva ad attaccarsi bene. Per via del Covid sono stata dimessa prima dall'ospedale, di conseguenza è stato un po' un problema cercare di lavorare sull'attacco, anche perché lui si attaccava male, si attaccava superficialmente, di conseguenza mi creava delle ragadi, il che non è mai piacevole. Ci abbiamo messo circa una settimana e mezza a lavorare sull'attacco, alla fine ha imparato e adesso è un poppatore di prima categoria, quindi ha preso appunto 1,430 kg. Sono molto contenta. E che altro dirvi? Ha raggiunto già i suoi primi obiettivi di vita, nel senso che finalmente, proprio l'altro ieri è successo, mi ha sorriso per la prima volta e adesso sta facendo dei sorrisoni da paura. Se riesco a trovare una foto o a fare una foto finché monterò questo video per farvi vedere che sorride, ve la metterò, altrimenti portate pazienza, potrebbe volerci un altro po', perché non ho sempre il telefono a portata di mano per fargli le foto. E quindi questo... il fatto di sorridere entro il primo mese di vita, o comunque intorno al primo mese di vita, poi ovviamente non tutti i bambini sono uguali, quindi possono succedere queste cose, come possono succedere più avanti, come possono succedere ancora prima. Comunque il fatto che abbia raggiunto questo suo primo obiettivo mi rende abbastanza felice, anzi non abbastanza, mi rende super felice. Altra cosa che invece è successa a me durante questo mese di vita del piccolo set è che mi è venuta una malattia. Mi è venuta una malattia? Si può dire, probabilmente, insomma, comunque ho sviluppato una patologia nuova che non avevo mai avuto nella mia vita.
mi sono spaventata molto. Allora, dovete sapere, e lo dico per voi che non mi seguite su Instagram, perché chi mi segue su Instagram già lo sa, che io soffro di psoriasi e dopo il parto di Zoe, quindi dopo il mio secondo parto, ho avuto un flare up di psoriasi, ho avuto un momento in cui per una concomitanza di cose, insomma, mi è venuta fuori un sacco di psoriasi nuova, chiazze di psoriasi nuove. E anche questa volta è successo. Il problema è che la modalità con cui stavano venendo fuori queste chiazze mi hanno fatto pensare che forse effettivamente non si trattava proprio di psoriasi. Allora sono andata dalla dermatologa, anzi no, c'è tutta una prefazione, nel senso che mi sono lamentata un sacco di questa cosa su Instagram, perdonatemi, sì, a volte sono lamentosa. E che palle, la psoriasi mi sta venendo sotto il corpo, non ce la posso fare, non la volevo, blah, 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 cose così. Una ragazza mi ha scritto: guarda che secondo me quella, la modalità della comparsa delle chiazze e come sono fatte le chiazze, secondo me non è psoriasi, ma è un'altra malattia. Io mi sono tipo spaventata a morte, perché pensavo di avere chissà che tragedia, chissà che disgrazia, chissà che malattia. E allora cosa ho fatto? Ovviamente ho prenotato una visita dermatologica. Sono andata dalla dermatologa, la dermatologa mi ha detto che può essere sia psoriasi che quest'altra malattia che si chiama pityriasi rosea di Gibert, però non mi ha dato una conferma, diciamo, se è una o l'altra cosa. Posto che io non sono medico, posto che non ho visto la mia ginecologa, sì, lo so, mi faccio curare tutto dalla ginecologa, che ci volete fare, credo di poter confermare che questa sia una pityriasi rosea di Gibert, semplicemente perché la modalità proprio di comparsa delle macchie è diversa rispetto alla psoriasi, e anche le macchie stesse sono diverse. Vi allego qui da qualche parte le foto del flare up che mi è, vi allego qui da qualche parte le foto della psoriasi che mi è venuta fuori dopo la nascita di Zoe, e ora vi mostro quello che mi è venuto questa volta. Non è piacevole, vi avviso. Allora, potete vedere sia queste chiazze sul braccio, ma cosa più scandalosa, e non vogliatemene, ma vi faccio vedere proprio tutto, sulla pancia sono piena di queste chiazze. E quindi, bello, vero? Non ve l'aspettavate questa cosa, ve l'ho fatta vedere lo stesso. Vi metto anche una foto qui da qualche parte, che ho pubblicato su Instagram, credo, e per farvi vedere meglio, perché effettivamente questa luce non si vede proprio benissimo. Detto questo, le chiazze le ho praticamente dal collo alle caviglie, quindi sono proprio ricoperta, e mi sento piuttosto sicura di poter dire che appunto è questa pityriasi rosea di Gibert, che ho guardato un po' su internet, cosa che non si dovrebbe mai fare, però ho guardato lo stesso. È scatenata, pare, dalla riattivazione di un herpes virus, mi sembra il 6, 7, 8 o solo il 6, 7, non mi ricordo, nel corpo. Il virus dell'herpes lo conosce tutti, no? È quello che viene tipo magari fa lo sfogo sulle labbra o comunque sul viso. Io ho avuto questa cosa quando, ai tempi, 7000 anni fa, avevo 18 anni, mi è venuta una sola volta, però quello poi rimane nel corpo, e tanti cari saluti. Questa pityriasi rosea di Gibert sui bambini pare che abbia una manifestazione diversa, ovvero si manifesti con l'avvento della sesta malattia. Non è contagiosa questa cosa, o meglio, così mi hanno detto, poi non vi so dire con precisione. Comunque, Seth non ha nulla, Zoe nemmeno, e no, manco, quindi direi che sono piuttosto tranquilla. Ecco, questo è quello che è successo a me personalmente in questo primo mese di vita del piccolo Seth. Lui è cresciuto bene, e adesso vado a prenderlo perché il piccolo si è svegliato. Aspettatemi, torno subito. No, non piangere, amore. Eccoci qui. Eccovi qua, il piccolo Seth ha voluto partecipare a questo video, vero amore? Ti fai vedere un po' meglio? È piccolino. Eccolo qua, ciao! Sei arrabbiato, amore? È piccinino. Perché sei arrabbiato, amore mio? Vuoi la tetta? Vuoi mangiare la pappa? Ora la mamma ti dà la pappa, così può continuare a parlare. Oh, Issa! Allora, mentre io allatto lui, posso anche continuare a parlare, forse. Che cucciolo? Sai che questo cicciottino vuole la nenna? Vuole un po' di tetta, un po' di latte. E ora te la do, amore. Eccoci! Allora, dovete sapere, ma lo sapete se avete già bambini o se non li avete ancora,
avete potuto sentire che i neonati fanno dei versi assurdi. Io li chiamo dragheggiamenti perché sembrano dei piccoli draghi, comunque fanno sì questi versi un po' simpatici, diciamo. E nulla, allora, quindi direi che sono successe parecchie cose durante questo primo mese di vita del piccolo. Io ringrazio veramente tutti per l'affetto che state dimostrando, sia su Instagram con i messaggi che via email. Ragazzi, mi mandate delle email carinissime, siete veramente, come posso dire, super dolci, e ci terrei a ringraziare ognuna di voi, perché in realtà mi scrivono praticamente solo donne per quanto riguarda il mio bambino, ma immagino che sia piuttosto normale. Vorrei ringraziare ognuna di voi, purtroppo non posso farlo per questione di tempo, e quindi raggruppo i miei ringraziamenti in questo video. Altro non è successo in verità, siamo piuttosto tranquilli. Fra un po' sarà Natale e lui compirà i suoi 2 mesi. Ovviamente, se vi fa piacere, farò un update anche del secondo mese di vita del piccolo. Io comunque vi ringrazio per essere stati con me fino adesso, e nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!